Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Brutte intenzioni per Annabel. Dopo la confessione di Joshua, che ha rivelato a Denise di amarla e di averlo capito dopo aver visto un antico quadro che raffigurava due ragazzi somiglianti a loro, Annabel riesce a comprendere che quello che è stato il suo fidanzato non prova più gli stessi sentimenti nei suoi confronti. La Sullivan è davvero pronta a tutto per distruggere il legame d'amore che si sta formando tra sua sorella e Joshua, e per fare questo potrebbe anche essere disposta ad usare la violenza. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Denise licenzia Annabel. Le due figlie di Christoph diventano rivali per via dell'amore che entrambe provano verso Joshua. Annabel e Denise sono andate abbastanza d'accordo nel periodo precedente alla nascita di questo amore, ma adesso tutto è cambiato. Annabel è riuscita a irretire Joshua ed è stata lei perciò ad avere inizialmente la meglio e iniziare con lui una relazione. Le cose diventano però più complicate quando Denise e Joshua si avvicinano per via della passione, per l'antiquariato e per la restaurazione. È proprio la visione di un quadro che ritrae due giovani innamorati, risalente a secoli prima, a far capire a Joshua che il suo cuore è sempre stato di Denise e che si è lasciato circuire dalle manipolazioni della Sullivan. Da questo momento in poi la situazione è destinata a precipitare. Joshua rivela ad Annabel che la vuole lasciare e questa, in preda ad un attacco di follia, prende in mano un'ascia nel tentativo di ucciderlo. Per fortuna il ragazzo riesce a calmare l'ex fidanzata, placando così il momento di pazzia ed evitando di essere assassinato. Le cose peggiorano ulteriormente nel momento in cui la mozione di Robert, in cui si richiede il licenziamento di Annabel, viene votata anche da Denise, che non può fare a meno di notare che si tratta di una richiesta corretta. Intanto la Sullivan, che si sente ancora piena di odio nei confronti di tutti dopo questo imprevisto licenziamento, decide di scoprire per quale motivo è stata lasciata all'improvviso da Joshua, che fino al giorno prima sembrava amarla molto. La scoperta che la ragazza fa all'improvviso circa i veri sentimenti che prova il suo ex fidanzato nei confronti di sua sorella fa precipitare le sue condizioni mentali. Annabel pensa che l'unico modo per avere finalmente la strada libera verso Joshua sia quello di liberarsi di Denise nella maniera più definitiva possibile. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Annabel pensa a come uccidere Denise. Secondo Annabel, l'unico modo per riuscire finalmente a conquistare una seconda volta Joshua e tornare ad avere una relazione con lui è quello di liberarsi di Denise, togliendole la vita. La Sullivan è devastata dalla scoperta fatta e non riesce a capacitarsi del fatto che il suo ex fidanzato sia arrivato ad innamorarsi di Denise, a suo dire insignificante, e a lasciarla per tale ragione. Annabel quindi smette di chiedersi se compiere un delitto nei confronti di sua sorella o meno e inizia a domandarsi come poterlo fare senza essere scoperta. La situazione diventa tragica nel momento in cui, vedendo sua sorella passare sotto un balcone dove lei si trova, Annabel pensa che potrebbe farle cadere addosso un vaso. Presumibilmente Denise perderebbe la vita sul colpo e nessuno potrebbe affermare con assoluta certezza se il vaso sia caduto con un po' di vento o a causa di qualcuno. Felice per essere riuscita ad elaborare un piano apparentemente perfetto, Annabel sta per spingere il vaso. Per fortuna per la protagonista di questa nuova stagione, le cose non vanno per il verso giusto alla Sullivan, che non riesce ad arrivare fino in fondo nel suo folle piano. Infatti Werner si rende conto che Annabel sta facendo qualcosa con il vaso e, rendendosi conto che sotto sta passando proprio la sua odiata sorella, l'uomo mette insieme pezzi del puzzle e capisce che la Sullivan sta per compiere un omicidio. Werner per fortuna riesce a fermare la terribile Annabel, che non riesce così a fare nulla contro sua sorella, ma ovviamente questo ennesimo intralcio non fa che aumentare l'odio che la ragazza prova nei confronti di tutti coloro che la circondano. Per la figlia di Christoph si apre un lungo periodo di follia e soprattutto di forte odio verso tutti,
e Annabelle non mette per niente da parte il piano che prevede, senza alcuna eccezione, la dipartita della povera Denise. Ma saranno l'amore e il bene a trionfare, anche in questo caso, o le cose non andranno per il verso giusto? Annabelle pagherà? Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Annabelle rapisce Denise. A tempesta d'amore, purtroppo, le cattive notizie non mancano mai nell'ultimo periodo. Dopo la morte di Romy, avvenuta per un incidente legato al tentativo di Annabelle di uccidere la sorella Denise, la stessa Sullivan deciderà di farla pagare ancora una volta alla Salfield. Infatti Annabelle è sul punto di sequestrare Denise, nel tentativo di toglierle la vita. Ma un'altra cattiva sta per arrivare. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Annabelle vuole uccidere Denise. Dopo aver tolto la vita a Xenia e dopo aver falsificato il test del DNA per far risultare Denise come figlia illegittima, Annabelle prova ad uccidere Denise per ben due volte. L'odio che la Sullivan nutre nei confronti di sua sorella è legato, tra le altre cose, anche all'amore per Joshua, che entrambe provano. Nel tentativo di togliere la vita a sua sorella, Annabelle avvelena Romy, che perde la vita a poche ore dal suo matrimonio. Ma non finisce qui, perché dopo l'incidente avvenuto a Christoph per colpa di Valentina, la Sullivan rifiuta che venga fatta l'operazione a suo padre, dato che lui ha scoperto tutte le malefatte commesse dalla perfida ragazza. Purtroppo per Annabelle, però, Christoph si sveglia ed è pronto a smascherarla, facendo sapere a tutti che è lei la vera figlia illegittima e che è addirittura un'assassina. Dopo le confessioni dell'albergatore, che lasciano tutti senza parole, anche se Denise già immaginava che sua sorella fosse crudele, ad Annabelle non resta altro da fare che fuggire. Restare infatti potrebbe significare anche correre il rischio di essere arrestata o di subire una vendetta personale da parte di coloro a cui ha fatto del male. Per avere la possibilità di partire con abbastanza denaro per garantirsi una vita serena, Annabelle decide di mettere in vendita le sue quote del Fustenhof all'unica condizione che lo scambio dei soldi necessari avvenga di persona. Un acquirente non tarda a farsi avanti ed è Werner, pronto a tutto per entrare veramente a far parte del Fustenhof. Arrivata all'albergo, camuffata in modo tale da non farsi riconoscere da nessuno, la Sullivan assiste suo malgrado alla proposta di matrimonio di Joshua a Denise. Completamente sconvolta, Annabelle si reca a casa della restauratrice, armata di pistola, e la trova a letto con Joshua. Inizialmente la figlia illegittima di Christoph vuole uccidere entrambi, ma poi aspetta che Winter si allontani e dopo averlo fatto punta l'arma contro la consanguinea e la costringe a scrivere una lettera d'addio. A quanto pare l'intento di Annabelle è quello di togliere la vita a Denise, facendo credere a tutti però, attraverso la lettera, che si tratti di un allontanamento volontario. Riuscirà la Sullivan a uccidere Denise? Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Arriva la nuova cattiva Nadia. A seguito dell'uscita di Annabelle, inizia la 16ª stagione di Tempesta d'amore. I nuovi protagonisti sono Francie Krumbielg e Tim Degen. La prima è una contadina, mentre il secondo è un cavallerizzo noto nei dintorni per essere amato da tutte le donne e per avere successo con loro. Nel giro di breve tempo, però, appare chiaro che dietro tutto questo c'è di più. Tim, infatti, è un gemello segreto di Boris, figlio di Christoph, di cui nessuno aveva notizie. L'unica che aveva da sempre intuito qualcosa e che probabilmente aveva anche delle certezze è Linda, la sorella di Christoph, la quale però ha sempre mantenuto il segreto il più a lungo possibile.
la storia di Tim fa al più presto il giro del Fürstenhof e tutti parlano del gemello segreto di Boris. Ma la notizia esce dai confini dell'albergo e arriva addirittura a Nadia Holler, che è stata una delle tante ex amanti di Dejan. Nadia, dopo aver saputo che Tim è un Salfid, capisce che il suo ex erediterà una parte dell'impero dei Salfid al momento della morte di Christoph. La voglia di denaro e di diventare una donna di successo non ferma Nadia, la quale decide di andare immediatamente al Fürstenhof allo scopo di tornare insieme al suo ex, diventando così una signora Salfid. Inutile dire che Tim non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con la perfida Holler, dando così vita ad una storia che trasformerà l'apparentemente innocente Nadia nell'antagonista principale di questa stagione numero 16, di Stan de Liebe. A interpretare la Holler è Anna-Lena Klass, un'attrice famosissima in Germania che aveva avuto un ruolo proprio a Tempesta d'amore. Infatti aveva già vestito i panni di un altro personaggio della soap, ossia Lilly Schurman. Vi attirano questi nuovi protagonisti? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.